Un volo notturno che mette fine alla sua vacanza ai Caraibi, ma necessario per il disperato tentativo di raccogliere le firme richieste entro lunedì per inserirsi nella competizione che rivelerà il nuovo capo dei conservatori e del governo. L'ex primo ministro britannico Boris Johnson è atterrato a Londra e la candidata Penny Mordaunt è avvisata. La leader della Camera dei Comuni, la prima a dichiarare di volersi candidare per sostituire la premier uscente Liz Truss, ha promesso un nuovo inizio ai suoi colleghi di partito. Il vero favorito resta però Rishi Sunak, l'ex cancelliere dello scacchiere del governo Conservative, che dopo una falsa suspense ha questa domenica ufficializzato la sua candidatura, in suo favore bookmaker e precedenti. Mentre su Johnson pesa ancora un'inchiesta parlamentare che potrebbe screditarlo in caso di nuova elezione, alla nomina di Truss, Sunak era stato tra i primi a prevedere profeticamente che non sarebbe stata la donna giusta al posto giusto.